la ricchezza è maggiore, perché poi mettendo tutto in connessione vengono fuori informazioni appunto riservate che fanno gola ai vari servizi segreti in una, che appunto come definisce Falciani è una guerra e quindi bisogna combatterla soprattutto non facendo passi falsi. Bene, allora ancora un po' di musica e poi arriviamo al terzo argomento in programma questa mattina per gli approfondimenti, che è quello del cosiddetto fondo Atlante, e cioè il fondo che dovrebbe servire a salvare alcune banche italiane e a costruire una barriera per i futuri default. È una pedina questa molto importante nel confronto con Bruxelles, perché da una parte dà alcuni punti di riferimento alla BCE, che continua a pompare denaro nei sistemi creditizi, denaro che però non frutta investimenti, e dall'altra è un intervento concreto che in qualche modo rafforza le garanzie sul debito pubblico, perché poi alla fine sono le banche che comprano i titoli pubblici. Se ne occupa diffusamente il Sole 24 Ore, che con un approfondimento di un'esperta del settore Poria Longo e un'intervista a Padova. Vedremo appunto tutte e due questi passaggi riferiti proprio al tema del fondo Atlante, quindi delle banche. Whoa!
It's one by one into the sun. And now's your chance to get you some. Those rain clouds and those winter days can wait. There is nothing more to do. Let's fly together, two by two, for this airplane is bound for brighter days. Where skies are blue and seas are green, the greatest beach you've ever seen. You ain't seen anything. When we were dancing in the bars, singing how the future's ours, wishing that gold summer days would stay. Whoa, hey. Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole, continuiamo con gli approfondimenti sugli argomenti che poi sono gli argomenti della rassegna stampa. E più tardi avremo anche uno spazio dedicato all'editoria, quindi continuate a seguirci, c'è un'interessante pagina oggi sul Fatto Quotidiano che riguarda Cairo. Un editore puro, come viene definito dalla stampa, che ha appena cominciato l'assalto a RCS, quindi al Corriere della Sera. Poi vedremo appunto di che cosa si tratta, o anche da darvi una notizia che riguarda il Sinagi, quindi continuate a seguirci. Dicevamo appunto del fondo Atlante, i quattro dubbi del mercato sul piano Atlante, titola il Sole 24 Ore in un bell'articolo di approfondimento di Moria Longo, che scrive nell'occhiello: al plauso generale si affiancano alcuni interrogativi, la bassa dotazione del fondo, le troppe problematiche dei tribunali, il nodo di garanzie e GAX. Poi vedremo di che cosa si tratta, sono le garanzie statali sulle cartolarizzazioni di crediti in sofferenza. Dunque, scrive La Longo, tanti sono infatti i punti interrogativi che riducono nella percezione attuale degli addetti ai lavori la portata salvifica del piano del governo, denominato appunto Fondo Atlante. Le scarse risorse messe in campo dal progetto Atlante, l'effettiva capacità della riforma del diritto fallimentare di accorciare i tempi di recupero dei crediti deteriorati. Ricordiamo che le banche hanno un monte di crediti deteriorati intorno ai 200 miliardi e l'impatto sociale di queste riforme. Insomma, dopo una prima euforia per l'iniziativa del governo nel pomeriggio di ieri, quando è stato diffuso il documento riservato sull'operazione, la borsa e il mercato si sono messi a fare i conti e hanno scoperto che 2 più 2 fa sempre 4. Valori troppo piccoli, la prima incognita sta proprio nei numeri. Se anche il Fondo Atlante raggiungesse l'obiettivo di una dotazione di 6 miliardi di euro, la sua potenza di fuoco non sarebbe enorme. Attualmente si parla di un 70%, quindi di questi 6 miliardi, dedicato agli aumenti di capitale. Fin qui c'è da dire, questo lo aggiungo io, sarebbe una soluzione del tutto classica, cioè quando c'è una crisi forte in un'azienda, una crisi debitoria, allora uno dei primi strumenti è proprio quello dell'aumento di capitale, ma in questo caso, cioè di due banche in crisi, dopo le quattro già affrontate dal governo, gli aumenti di capitale non sono possibili all'interno della solita cerchia, quindi bisogna assolutamente inventarsi un altro strumento, che però sta, come vediamo, sempre nello stesso segno.
Se così fosse, aggiunge Longo, questo lascerebbe solo briciole per i crediti deteriorati. Se invece alle ricapitalizzazioni fossero destinati solo i 2,5 miliardi circa necessari per Veneto Banca e per la Popolare di Vicenza, il fondo avanzerebbero più risorse per agire sui crediti in sofferenza, ma comunque al massimo arriverebbe a 3,5-4 miliardi. Il fondo opererà con una sorta di effetto leva, dato che probabilmente acquisterà le tranche junior delle cartolarizzazioni di crediti deteriorati. Con 3 miliardi e mezzo potrebbe dunque favorire lo smobilizzo di crediti per una cifra intorno ai 15-20 miliardi, che a questo punto è il 10% del totale, non delle due banche, certo, di tutto il sistema creditizio. Se così fosse, non si tratterebbe di un numero piccolo per le banche in crisi, ma se così non fosse, come teme il mercato, quando legge che il 70% del fondo sarà dedicato agli aumenti di capitale, allora il numero verrebbe ridimensionato. In ogni caso non si tratta di valori in grado di cambiare la storia. Questa operazione, lamentava infatti ieri un operatore di borsa, è troppo limitata per risolvere il problema dei crediti deteriorati. L'altra gamba dell'intervento, scrive Longo, ritenuta importantissima da tutti, è quella relativa ai tempi necessari per recuperare i crediti inesigibili. Il governo è intervenuto in passato e promette di farlo ulteriormente per ridurli, dato che attualmente una procedura fallimentare in Italia dura 7-8 anni. Questo sforzo è positivo perché più si riducono i tempi della giustizia, più i crediti deteriorati aumentano di valore. Calcola Mediobanca Securities che ogni 2 anni di accorciamento dei tempi di recupero il valore attualizzato dei crediti in sofferenza aumenta del 10-12%. Bene, ma ieri il mercato si è posto una domanda banale. Basta una riforma del diritto fallimentare per ridurre davvero i tempi di recupero dei crediti? L'Italia è il sistema che non funziona, non la legge, osserva Angelo Bonissoni dello studio CBA. La legge può essere modificata per ridurre le storture, ma se ci sono i tribunali intasati di pratiche e carenti di personale, il problema non viene risolto. Ecco, da queste brevi note si capisce subito come il nodo dei crediti rimarrebbe tutto, anzi il nodo delle sofferenze, e quindi questo non rassicura i mercati che, bisogna dire, ormai lavorano con tempi molto stretti. Il fattore tempo qui è molto importante perché comunque in questi anni si è scelto di dilazionare e comunque di posticipare la verifica e di mantenere le sofferenze in qualche modo, ed oggi non c'è più tempo per gestire un Moloch che aumenta sempre di più e che quindi fa sentire il suo peso e minaccia non soltanto le due banche di cui abbiamo parlato, ma l'intero sistema creditizio. Si è appena chiusa, diciamo, la vicenda delle 4 banche che appunto sono state affrontate, la cui crisi è stata affrontata con il metodo del bail-in, cioè praticamente con una sorta di ripartizione interna delle sofferenze. Sulle banche e anche sul DEF c'è l'intervista a Carlo Padoan, al ministro dell'economia, una lunga intervista sempre del Sole 24 Ore. Padoan chiaramente affronta da politico: nessun rischio con Bruxelles, dice. Fondo Atlante, strumento privato, il governo ha fatto da facilitatore, documento di economia e finanza già condiviso con l'Unione Europea. Che il Fondo Atlante sia di natura privata è vero solo in parte, perché c'è una partecipazione importante della Cassa Depositi e Prestiti, con una misura che è ancora tutta da fissare, ma insomma non si può dire che è interamente privato. Vediamo che cosa dice
Padoan su questo punto. La domanda di Alessandro Graziani e Giorgio Santilli è: che ruolo ha avuto il governo e in particolare il Ministero dell'Economia nella nascita del Fondo Atlante a capitale privato? Il MEF e il governo hanno svolto un ruolo che definirei da facilitatore. Il fondo sarà gestito da una SGR privata, una